Bella raga, tornati nel canale. Oggi parliamo di Enlisted, un gioco free to play simile a Battlefield che ci porta a rivivere il conflitto della Seconda Guerra Mondiale e ha però come caratteristica il fatto di voler essere una sorta di gioco a metà tra un gioco arcade e un gioco simulativo. Anche se di simulativo effettivamente possiamo dire che c'è il fatto che si muore piuttosto facilmente, basta uno o due colpi, diciamo che il time to kill è pressoché zero. Ci sono dei mezzi, ovviamente, sono fatti bene, effettivamente è un pochino frustrante guidarli inizialmente, ci sono aerei, ci sono carri armati. Abbiamo quattro campagne che sono divise nelle varie fasi. E la cosa particolare è che, diversamente dagli altri giochi, ti consente di utilizzare una squadra completa, ovviamente un soldato alla volta. Al momento in cui muori, hai la possibilità di prendere il controllo del soldato che si trova vicino. E nel frattempo questi vengono controllati dall'intelligenza artificiale. È un gioco che sembra interessante, che è appena uscito praticamente dalla fase di beta e che va, secondo me, valutato. Gli si va data una possibilità per capire se magari può essere il gioco che fa al caso nostro. Comunque, secondo me, è un gioco che vale la pena provare, con il quale passare alcune ore. Tu che l'hai provato meglio, vuoi dare Sì. qualche... Allora, appunto, a Gaijin, che ha sviluppato il gioco, si vede che ha dato un'impronta molto simile a quella di Cuisine Royale, che è stato un gioco di qualche anno prima, che non è piaciuto praticamente a nessuno, perché è una satira ai Battle Royale di quel tempo. Io ci giocai molto spesso, appunto, con un mio amico, ci divertivo molto, perché era diverso dagli altri Battle Royale, era molto divertente. E comunque come gioco a me ha convinto perché è bello, ti dà la sensazione proprio di essere lì in guerra, in trincea, a livello appunto di ciò che ti accade nel gioco, non a livello grafico perché in grafica insomma è un punto un po' debole del gioco. Ma se gli si dà i mezzi al gioco, secondo me potrebbero benissimo migliorarlo. C'è una nota da ovviamente far presente, non è un gioco pay to win, però potrebbe essere considerato un pay to progress, nel senso che pagando hai la possibilità di sviluppare il personaggio, di sbloccare armi, veicoli e quindi anche di saltare quella, o quantomeno accorciare le tempistiche, quella fase che è necessaria per sviluppare al meglio la squadra, i personaggi, le armi e tutti quelli che sono anche delle abilità passive che hanno questi soldati. Ecco, gli va data una possibilità. Buona visione, ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo appunto qua su Enlisted, che è un MMO che dovrebbe appunto riguardare la Seconda Guerra Mondiale e quindi tutto ciò che riguarda le trincee e i campi di battaglia appunto dell'epoca. La cosa bella di questo gioco è che è gratuito ed è cross-platform per console e PC. E sono gli stessi creatori, non so se li conoscete, che hanno fatto Cuisine Royale, che è un battle royale uscito qualche annetto fa, molto bello. Lo ci giocai appunto con un mio amico ai tempi. E davvero era un gioco che io reputo bello perché si distaccava a modo suo dai battle royale di un tempo. La grafica è, come si dice, la grafica è... Non voglio dire che è brutta, ma non voglio dire che è bella, cioè la grafica è questa. Comunque io la reputo abbastanza valida perché si tratta di un gioco appunto free to play. Potevano fare di più sicuramente, ma secondo me, cioè io ce li vedo comunque delle persone che lavorano a questo gioco con passione. Non sembra, ripeto che... Però fidatevi, secondo me ci sono. E comunque per me come gioco è abbastanza carino. Ci sono i veicoli appunto, per me è bello.
poi magari lui ci prende anche la mano dopo questo gioco, così ci può stare. Tipo adesso, poi tipo quando si atterra, dopo che sei stato atterrato appunto puoi utilizzare un medikit per rianimarti autonomamente. Questa cosa per me non è comoda di più. Certo che ci stanno le trincee per un motivo, io se no sono morto. Quindi. Stanno qua loro. Stanno lì. Quindi bisogna un attimo, perché è tipo molto simile a Battlefield. Diciamo che questo, possiamo definire questo gioco un Battlefield acquistato da Wish, però non vogliamo farlo perché comunque ci piace questo gioco. A parte gli scherzi, per me è valido, poi ognuno ha i suoi gusti, però io direi che sì, molto valido come gioco, stavo dicendo. No dai, divertente, fate gli scherzi. Ecco, poi ci sono le varie guarnigioni e quindi ognuna ha i suoi fucili, così c'è anche quella con la mitraglietta che io non prendo perché appunto gli scontri a fuoco qua si ingaggiano da lontano, non ha senso quindi secondo me utilizzare la mitraglietta. Un'altra cosa di questo gioco molto simpatica è che praticamente con un colpo muori. E questo qua rispecchia molto la realtà e può essere appunto abbastanza carino come cosa. Perché teoricamente non si dovrebbe appunto andare dietro linee nemiche come sto facendo io in questo momento, però pazzo, cioè guarda che easy piego. Bella sta mira. Sono stamirato oggi. No, però mi stanno seguendo un po' i miei compagni, quindi va bene. Cavolo. Vabbè, ma tipo non ho capito sta meccanica che praticamente ti fa entrare, tipo dopo che muori ti permette di entrare nel corpo di un compagno, ma non so come sia la cosa. Cioè io adesso ho premuto il tasto per respawnare, che sarebbe sulla mia console del triangolo appunto, e basta, sono spawnato. Oh boh, non so come. Oddio, che è successo, scuola tutto. Basta, io mi metto in mezzo alla paglia così la gente non mi prende. Bella. No, per me comunque. Che succede? Ah no, 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 sono dietro di un nemico in questo momento. Quindi. Ragazzi, vi giuro che ogni auto mi era tutta farina del mio sacco. Anzi, noi siamo i russi, tutta farina del nostro sacco. Oh cavolo, oh cavolo. Io sto provando a non essere volgare, mi riesce difficile. Però comprendete la mia situazione. Allora, come ho detto, io non la prendo quello con mitraglietta perché non mi piace proprio lo stile di gioco con mitraglietta. Preferisco rimanere un attimo, perché poi mi piace one shotarli, quindi bene, così, perfetto. Però non dovrebbero starsi, cioè la trincea esiste per un motivo, non è che, vabbè, comunque. Ma si stanno ammazzando, guarda come si stanno ammazzando, ma è incredibile questa cosa. Ovviamente sto gioco poi giocato in compagnia, secondo me fa tutto un altro effetto. Ma non solo secondo me. Cazzo. Cavolo! Oh no, c'è il destinato, oh no, c'è il destinato, oh no, che succede? Oh. Oh. No. Ma dai! Sta bene questo gioco, cioè davvero. Stupendo. Bellissimo. Ah, no, comunque secondo me ha potenziale perché è gratuito, se no non avrebbe potenziale. Detto fuori dai denti. Però per me ha potenziale questo gioco. Adesso che abbiamo fatto il cecchino così, tac.
No, è un nemico! Vabbè. Come mi ammazza, lo sapevo. Va bene, no, 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 va bene. Bravo, ma ti credi simpatico? No, perché Diego ti credi simpatico, perché non lo sei. Questo qua è tedesco. Vaffan... Stava bello sto gioco. Stupendo. Perché non capisci chi è tuo alleato e chi non lo è. Quindi spara in maniera preventiva a tutti. A sto punto. È una mia deduzione, poi... Potete anche obiettare tranquillamente. Non c'è problema. Le mappe attualmente disponibili sono 3 o 4, non lo so, però il gioco è uscito da poco dalla beta, quindi comunque aggiungono tranquilli. Poi sono mappe che sono secondo me fatte più che bene. Ripeto, perché questo gioco mi sono già gratis, se no avrei dovuto fare molto di più, però vabbè, ci sta, ci sta. Ecco, il gameplay è leggermente legnoso, ma questo lo si può notare anche dal mio gameplay. Nice. Oh cavolo. Oh cavolo. Ehi, ehi, ehi. Holy moly. Sono abbastanza sicuro di aver preso in testa quello lì. E vabbè. Però ho finito a terra. Va bene. Devo capire sta cosa dell'atterramento perché secondo me è una cosa un po' da fixare, però va bene, cioè non mi lamento. Ah, devo vedere un attimo la kill ratio perché mi sa che è una bella partita, eh. No, però io non voglio fare... Oddio, sono tutto carro armato, va bene. Carro armato è la cosa più inutile di tutte in questo gioco perché parti dalle retrovie. Quindi... Cioè non ha senso, ma io posso fare così. Tipo... Posso suicidarmi? Sì. No! No, ti prego! Beh, io esco da vivo perché... minuti a uscire, vabbè. E adesso, essendo appunto che non siamo una fanteria, ho solamente una pistolina in mano. Adesso noi ammazziamo qualcuno. Teoricamente dobbiamo, cioè gli prendiamo l'arma teoricamente. Tutto molto in forse in questo gioco, cioè io mi ho incagliato ieri, ci ho giocato abbastanza con un paio d'ore e ho detto mi piace. Dai, è una pistola però, non spara i confetti, dovrei ammazzare io qualcuno. Teoricamente. Figlia. Oh. Cavolo. Oh, ucciso. Ah, scappa, scappa, scappa. Oh. Wow, mamma mia. Posso prendere in mano? Ok. Vai, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Oh, il governo. Pochi colpi, però almeno un'arma che sarebbe uscire. Cavolo. No, va dietro. Vabbè, vabbè, vabbè. Non so dove spawnare. Si spawna qua.
diciamo tipo le lobby non sono troppo grandi, cioè non ci sta troppa gente, ma io credo che questo gioco qua è bello soprattutto se giocato con un amico. Io adesso vado tipo dietro l'albero e mi do un medikit così posso rialzarmi. Vai, che bravo. Ecco, però te la dà l'idea della seconda guerra, cioè ti dà l'idea un attimino, l'atmosfera, ecco, te la ricrea secondo me. Non troppo però, il giusto. Ci vuole sempre equilibrio nelle cose. E questo è perfetto. No, no. Ok, l'ho preso ma l'ho atterrato. Ma però sto gioco, dai, diciamolo, diciamolo che è bello, diciamolo. Ma perché più che altro mi sembra che sia, cioè non l'ho mai sentita io Gaijin, perché è stato creato da appunto la stessa stesso produttore di Cuisine Royale e poi da Gaijin, che però io non l'ho mai sentita, quindi deve essere abbastanza recente se non sbaglio, quindi comunque è un buon lavoro come gioco, cioè forse sono un po' di parte, però... Oh, dai che me... Cazzo, il carro armato! Uff, che mi fa grasso. Mi sta battaglia. Oddio, oddio. Wait, ma poi è un nemico. No! Dai, compagni, aiutatemi. Perfetto. Ma che team funzionante che sia. No, ma no, ma non è possibile. Va bene, va bene. Oh, vedi che sono qui. Ma quanti siamo? Ma dai, ma non è possibile. Siamo un po' in occhio di una casa per due persone. Cioè, mi sembra esagerato. Cavolo, che ho armato. Ah, no, ma non mi vedo. Tipo, sì, ma se vado in gioco proprio per... Oh, perfetto. Ok, dovrebbe essere a terra, credo. Oh, ma è esplosa la porta. No, 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 no. Questo potrebbe essere un problema, tipo, ma il carro armato è anche... Quindi... Sì, è un problema. Qua è esploso il carro armato proprio. Ok. No! Dai, prendiamo la classe con la mitraglietta, giusto per farvela vedere.
Davanti, io non posso fare niente perché non ho il cecchino, quindi sono costretto ad avanzare. Ecco, sono bombato. Ma ok, va bene, va bene. Oh, ma l'ha tirato uno in quel modo, ma davvero? Ah, ah, ah. Sta bene, il carro armato si è messo esattamente davanti a me. Mi protegge. Che gentile. Davvero questo vabbè, no, ma ditelo, ditelo, va bene, basta che lo dicano, go, andiamo. Oh, ma che... Ma che distanza! Andiamo a fare il provino per i preferiti. Preso. Oh, ma ho preso anche quello. Quello però è un carro armato. A me non piacciono. No, mannaggia. Cavolo. Forza, questo prendo. Sì. No, dai, ogni una stai. Ok, però se faccio così. Mannaggia. Lui a terra, intanto me lo prendo. Quello pure.
preso anche l'altro. Grazie. Sono gli ultimi colpi che ho, quindi mi avvicino perché dopo vado col coltello. Proviamo ad andare col coltello. Oh, aiuto, aiuto, aiuto. No, non ti colpi. Niente, mi hanno picchiato. Uccisioni. Stiamo per vincere. Perfetto. Allora, tecnicamente qua è dove eravamo morti prima, però dal fuori. Aia, aia, sì, esattamente. Ah, ciò che temevo. Devo correre. Mannaggia, quanti colpi devo tirargli a questo, oddio, oddio, no, scappa, scappa! Ah! Muoio! Va bene, va bene, va bene così! Va bene così. È come la modalità sfondamento di Battlefield questa per me. Per chi non l'ha capito. Secondo me è come sfondamento, ci sono i ticket avversari. Per non sfondare. Poi non ho capito, intanto il main qua prende parte, non si muove, ha una vita propria. Ma quelli si stanno curando, nessuno gli dice niente. Adesso io voglio passare così, volevo fare così. Eccoli, eccoli. Massacro di tedeschi, madonna. Oh, abbiamo vinto. Niente ragazzi, questo qua era Enlisted. Fatemi sapere con un commento se vi è piaciuto, con qualsiasi cosa. Probabilmente se vi piacerà il video porterò altri gameplay su questo gioco, se a voi va comunque. E niente.